Buongiorno a tutti i telespettatori di Giovanni Paolo TV e benvenuti a questa edizione del telegiornale domenicale della parrocchia. Buongiorno a tutti i telespettatori di Giovanni Paolo TV. Apriamo l'edizione di questa settimana con i risultati di una mini indagine statistica che è stata svolta nelle scorse settimane tra i nostri parrocchiani sul tema del Natale. La nostra parrocchia ha avuto il piacere di ospitare la giornalista del quotidiano Avvenire, Eugenia Roccella. Grande festa sabato scorso in occasione della fine dell'anno catechistico. Vediamo un video riassuntivo della bella giornata trascorsa insieme. Bentornati dalle vacanze, riparte l'edizione del telegiornale dopo la pausa estiva. E partiamo subito con gli aggiornamenti dalla TV. È arrivata l'autorizzazione per trasmettere in digitale terrestre sul comune di Parma, con l'emittente ETV Veneto Rete 7. Si potranno così vedere tutte le messe, anche quelle feriali. Buongiorno a tutti, benvenuti alla consueta edizione di Giovanni Paolo TG. Don Oreste Benzi, presidente e fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, è morto nella notte del 2 novembre nella sua abitazione a Rimini per un attacco cardiaco. Lo stesso Don Benzi aveva fatto visita presso la nostra comunità nel settembre 2006
e successivamente alcuni ragazzi dell'associazione Giovanni XXIII erano venuti a dare la loro testimonianza ai nostri gruppi parrocchiali. Sono qui con Monsignor Monicelli, oggi 30 marzo 2008, giorno in cui Monsignore ha salutato la nostra diocesi di Parma e si prepara a partire per la sua Bergamo. Ricordavamo una frase di Cardinal Biffi che dice: "Emilia sazia e disperata". Secondo lei quanto si addice alla realtà di Parma e qual è il principale ostacolo alla fede nella nostra città? Siamo qui con Monsignor Solmi, nuovo vescovo di Parma, e salutiamo. Dunque, lei è la sua prima nomina di vescovo, Sì. una metafora calcistica. Dunque, quanto pensa che il mister avrà bisogno di tempo per il riscaldamento della propria squadra prima di scendere in campo? Devo riconoscere che mi sento, chiedo scusa, un po' Mancini, cioè che ho uno spogliatoio ricco di fuori classe. No, non è vero, ma questo è stai l'anno zitto, per non voi. sta, Non è vero. Ecco Rosa, la cantante del gruppo. Infine, qualche aggiornamento sulle squadre di calcio della São Paulo Soccer. Scusate, devo ricominciare perché avevo perso un foglietto.